Senza mezzi termini, milioni di persone perderanno il posto di lavoro nei prossimi 5 anni. Secondo il World Economic Forum, 7 milioni di posti di lavoro. Secondo me molti di più. Il motivo è molto semplice, lo sappiamo tutti, la tecnologia avanza, la tecnologia porta automazione, automazione porta sostituzioni di attività umane fatte da macchine. Però voi direte, ferma Monti, sì, 7 milioni di posti di lavoro persi, però la tecnologia porterà nuovi lavori che ancora non esistono oggi. Il 65% dei lavori che faranno quelli che entrano a scuola oggi ancora non esistono. That's right, you got it. E già sul rapporto di Davos puoi dire, beh, ad esempio 2 milioni di lavori invece verranno recuperati, quindi la perdita complessiva dei lavori in realtà sono 5 milioni, tutte cazzate. Nel lungo periodo è chiaro che ci sono un sacco di opportunità, non ci saranno problemi, ma nel breve periodo la gente perde lavoro. That's it. Ce la possono girare come si vuole, ma è quello che succederà. Quindi ci sono due ipotesi possibili. Ipotesi numero uno è che uno si fida dei vari politicanti di turno e quando e se per caso avrà la sfiga di perdere il lavoro si mette lì e aspetta Angela Merkel, Matteo Renzi o Razzi di turno che passino con un'ape davanti a casa tua a salvarti dal disastro. Ma mettiamo che quel giorno siano occupati e abbiano un impegno. A quel punto tu ti trovi lì a far l'autostop. E allora in quel caso vale l'ipotesi 2, che chi fa da sé fa per 33. Per questi folli temerari ho due suggerimenti. Suggerimento numero 1. Individuare quei settori dove sai già che tra 5 anni ci sarà richiesta. Ve ne dico alcuni al volo. Tutto il mondo del software, informatica, matematica, il mondo dell'energia, il mondo dello spazio, data analyst, con tutti questi dati che vanno a destra e a sinistra ci sarà bisogno di qualcuno che li guarda ogni tanto e li analizza, giusto? Ci saranno un sacco di cause, di casini. Quindi tutto il mondo legal legato al digital, tutto il mondo legal legato al lavoro, tutto il mondo legal legato alle fusioni societarie, con un sacco di società che falliranno, si mergeranno e ci saranno. Designers, perché la gente continuerà a volere delle cose fatte bene, non disegnate a cazzo. Tutta l'area formazione per riskillare, come si usa a dire. Riformare le forze lavoro del 2020. Ma anche nuovi lavori, pensate alla genetica che esploderà. Consulente di genetica personale, piuttosto che psicologo specializzato in droni e robot. Avranno anche loro cazze, sti poveri droni, o no? O saranno perfetti, sempre perfetti. Un robot perfetto. Il secondo suggerimento che personalmente applico su me stesso da qui ai prossimi 5 anni, quando avrò quasi 50 anni, è molto semplice. Investire su te stesso. A prescindere dall'attività e dai settori, dagli argomenti, una cosa di cui ci sarà sempre bisogno sono persone in gamba. Che mestiere fai tu? Faccio il mestiere di essere in gamba. Interessa qualcuno? Assunto. Assunto. E l'ultimo suggerimento è diventare un designer. Ma non un designer inteso in senso classico, un designer di emozioni. Perché nel 2020, quando l'automazione sarà estrema e tu vai in aeroporto e non c'è neanche una persona una con cui scambiare due chiacchiere quando fai un check-in o spedisci un bagaglio, come già ora Gatwick praticamente, le persone cominceranno sempre di più a sentire la mancanza di quella cosa chiamata emozione. E intraprendere questa carriera, guarda che è molto semplice. Basta che alleni ogni giorno il muscolo più importante di tutti. Quello che per 115.200 volte al giorno, in media, ti batte dentro al petto.